Benvenuti al Palazzetto Azzurri d'Italia, un benvenuto a tutti gli appassionati di volley. Questa sera Martignacco, Itas Citafiera Martignacco di nuovo in casa per affrontare un avversario che sicuramente venderà carissima la pelle, la Duna Padova. Una squadra che ha iniziato un po' in sordina, quella padovana, ma sta inanellando dei bei risultati con atlete sicuramente di esperienza per la categoria. Per Martignacco è il momento di tornare alla vittoria in casa su un campo che per l'avversario è sempre stato durissimo e nel quale hanno raccolto una vittoria nell'ultima partita in casa molto importante contro la capolista Montecchio. E, dicevo, tornare alla vittoria casalinga dopo un parziale stop nel derby. Visto che Martignacco ha perso contro la CDA Talmassons nel campo proprio di una delle avversarie udinesi per 3-2, disputando comunque una buona partita e riuscendo anche a recuperare uno svantaggio di 2-7-0. Intanto è iniziato il match, Martignacco avanti per 2-1 in questo primo set, ma diamo un'occhiata alle formazioni messe in campo dai due allenatori. Per l'allenatore di Padova, Trolese, Gianluca Trolese, viene confermata la formazione che già aveva fatto bene nel precedente turno, nel quale la Duna ha ceduto solo ai tie-break contro Monticelli, ovvero Forzana al palleggio con l'opposta Mattiazzo, che abbiamo appena visto indirizzare un attacco direttamente a rete, Volpine Dall'Ora al centro, Fenice e De Bortoli all'ala e libero Bedin. Per Martignacco, l'allenatore Marco Gazzotti ripropone la formazione dell'ultimo set, almeno del quarto set contro Talmassons, ovvero Vallicelli al palleggio, opposta a Valentina Facco, che intanto ha già messo a segno un ace, cosa per lei abbastanza abituale, Gabbiadini e Colonnello all'ala, Colonnello che si è alternata fino a questo momento con Jessica Pulcina, che ora vediamo in panchina, e al centro confermate Capitan Giulia Gogna e Pastorello è libero. Debbie Dian, probabilmente alternata per la difesa con Mignano. 4-3, intanto il risultato in questo set. Partita che è iniziata con un ritmo non molto alto, diversi errori. Comunque punti nella prima azione. E quindi stiamo a vedere un po' come continua su questa falsariga con la buona ricezione e l'attacco di Pastorello, 5-3. Pastorello, una delle protagoniste della scorsa settimana, andata tranquillamente sopra i 10 punti, anche per lei un'abitudine. Grande arrivo per la squadra del presidente Ceccarelli, quello della centrale Pastorello. Mattiazzo, muro sempre di Valentina Pastorello. 6-3. Muro sottolineato anche dai tifosi di Martignacco con un chiaro coro: non si passa. Quest'oggi non c'è a farmi compagnia Ciro Zoratti, che salutiamo, impegnato nel suo ruolo di allenatore. Lo salutiamo se riesce magari a seguirci, almeno in streaming. 6-4, intanto con l'attacco di Dall'Ora. Chiara Dall'Ora, una atleta che ha calcato palchi importanti in A1 per diversi anni. Davvero molto
È davvero molto bello averla qui sui campi della B. L'anno scorso è andata un po' sfortunata per lei a Ceria, un po' per le difficoltà oggettive della società, un po' per qualche difficoltà fisica proprio della giocatrice. E ora sembra tornata perfettamente in forma. Mattiazzo, c'è la pestata di Mattiazzo. La numero 8 Greta Fenice facendo di no all'arbitro, ma il secondo arbitro quest'oggi, coppia arbitrale, viene da Napoli, secondo arbitro Assunta De Curtis, è molto deciso. 8-4 il punteggio, partita che Martignacco sta conducendo con attenzione, direi, anche se non sta proponendo spunti particolarmente divertenti, ma quest'oggi per la squadra di Marco Gazzotti è importante, importantissimo fare risultato. Classifica davvero molto stretta quella del girone B di B1 femminile, che propone ben 8 squadre, se ho contato bene, 8 squadre tra i 12 e gli 11 punti. E quindi una vittoria e una sconfitta può fare la differenza, e scommetto che farà la differenza anche alla fine. E quindi ogni punto, ogni set può essere importante per scalare la vetta occupata stabilmente dal Montecchio, che nella partita già giocata ieri ha battuto la seconda in classifica, Monticelli-Brescia, per 1-3. Tanto bel muro di gogna, c'è una bella copertura di Bedin, un'altra abitue del dei parquet di serie B1, anche se l'anno scorso è stata protagonista proprio della promozione dalla B2 alla B1 della Duna Padova. Molte di queste ragazze in realtà sono confermate rispetto all'anno scorso. Buon servizio di Fenice, Colonnello in diagonale, difesa da Bedin, Forzan, bella alzata per De Bortoli, palla salvata da Vallicelli ma non tenuta in vita da Facco. 8-6 e si conferma un po' quello che abbiamo visto nei primi due set contro Talma Sons, dove il muro di Martignacco, spesso efficace, a volte non lo è abbastanza, ovvero trae in inganno la difesa. Gran battuta di Fenice, ben ricevuta da Gabbiadini. Pallonetto di Colonnello, ma c'è pronta Mattiazzo, De Bortoli, altro pallonetto, alza la palla Vallicelli. Ancora possibilità per Colonnello che gioca con le mani del muro. Di nuovo Colonnello manda direttamente a rete. 8-7. Ancora non abbiamo visto in azione Giulia Gogna. Gabbiadini sta facendo molto bene in ricezione, pur cercata da una specialista come Fenice, che adesso cambia, va su Colonnello. Attacco forte di Facco da zona 6. Risponde Mattiazzo senza forzare più di tanto. Gogna in primo tempo, ma la palla è troppo indietro rispetto alla sua posizione. Palleggio così così di Forzan, ma l'arbitro non lo sanziona. Ancora Forzan spinge per De Bortoli, contro muro a uno, corre Gabbiadini, ma la palla arriva praticamente ai cartelloni che proteggono gli scoutmen in fondo al campo. 8-8, parziale di 4 punti per la squadra di Padova. Ancora Forzan a segno. E time out per Gazzotti, che vede allungarsi il break a suo svantaggio fino a 5 punti, pur con una buona ricezione. Quindi il problema è stato il contrattacco in questa parte.
del set che Martignacco, ricordo, conduceva 8-4 al primo timeout tecnico. Altra partita interessante che si gioca in contemporanea con questa è quella tra la Bruno Premi Bassano e la CDA Talma Sons, l'altra squadra che seguiamo nelle partite in casa. Partita che si gioca in perfetta contemporanea, staremo a vedere se ci arriveranno notizie fresche da quel di Bassano. Ancora Fenice, sempre su Gabbiadini, perfetta la sua ricezione, apertura per Gogna, Mani, attenzione Bedin, si distende a pelle di leopardo, recupera questa palla, ancora la fast per Gogna, tocco del muro, a segno Giulia Gogna. Buona variazione di Valicelli. Che sicuramente è molto sotto pressione in questo periodo dell'anno. Proprio lei al servizio. Servizio lungo su Bedin. Forzan per De Bortoli, lungo linea, palla recuperata da Gabbiadini, ma è free ball Padova per Mattiazzo, fast per Dall'Ora, tocco del muro, ancora Gabbiadini, palla alta per Colonnello, trova le mani di Dall'Ora che però non tengono, mani out per Elena Colonnello, 10-9. Vogliamo un Elena Colonnello Spavalda, la giocatrice istintiva che abbiamo visto a sprazzi nella partita contro Talma Sons. Altro buon servizio di Valicelli, sempre su BD. Mattiazzo, murata a uno da Gogna, ma può ricostruire Padova con Fenice, palla direttamente out, non c'è tocco, 11-9. E buon apporto anche del capitano Giulia Gogna all'inizio di questo match. Muro di Martignacco che sta lavorando bene, anche se non ha raccolto molti punti diretti, grazie anche all'ottimo lavoro di Bedin. Dall'Ora, e l'ho chiamato proprio questo punto a muro che è arrivato dalle mani di Elena Colonnello, 12-9 nel primo set. Martignacco che mette di nuovo la freccia. Ed è ancora Valicelli al servizio. Buon servizio, questa volta su Fenice. Forzan per Mattiazzo. Dian è pronta in difesa. Colonnello appoggia su Bedin. De Bortoli, gran diagonale, gran difesa di Dian. Da seconda linea Gabbiadini. 13-9, bello scambio. Ben condotto da Martignacco. Con Gazzotti che dà indicazioni a Colonnello per l'attacco. 13-9. Ancora Valicelli. Ed è Martignacco questa volta a fare un break di 5 punti. Altra buona difesa sull'attacco di De Bortoli. Ricordiamo ex Leali, ex Sandorà. E ora Colonnello di giustezza, money out sul punto più basso del muro di Padova. Doppio cambio per Trolese che manda in campo la numero 3 Alessandra Facco, ed è proprio la sorella di Valentina, e quindi le due sorelle l'una contro l'altra. Alessandra è molto più giovane di Valentina, classe 98, una palleggiatrice, non ha il braccio pesante come la sorella, ma le assomiglia davvero. E primo palleggio di Alessandra, premiato da un attacco a tutta forza di Giorgio De Bortoli. 14-10. Mentre si fanno sentire anche i tifosi di Padova, corsi con i tamburi. Proprio sotto la nostra postazione.
Dall'ora. Bene Dian. Palla alta per Facco. Vola Fenice. Ancora De Bortoli. Money out. Gabbiadini tocca anche questo pallone. Buon inizio davvero per Gabbiadini in questa partita. 14-11. Ancora Dall'ora. La ricezione di Martignacco sta tenendo bene fino a questo momento. Giuro che non lo dirò mai più, perché si stanno avverando tutte le mie profezie, le mie gufate. E quindi dopo che ho sottolineato l'efficacia in ricezione, Ace trovato dall'ora, che insiste sempre su Gabbiadini. Buona la sua ricezione. Palla alta per Colonnello da zona 2. Può schiacciare Gavin. Entrata in diagonale assieme a Alessandra Facco, ma trova il muro. Ancora dell'Itas Cittafiora Martignacco. 15-12. Sempre a più 3 la squadra di Gazzotti. Colonnello, palla direttamente out. Una battuta un po' timida da parte di Elena, che sappiamo sa far bene dietro la linea dei 9 metri. Proprio Gavin al servizio su Colonnello, palla un po' spostata ma utile per Facco. Bedina ha una mano, salva la palla, è free ball Martignacco. Palla alta ancora per Facco, c'è il muro, copertura di Dian. E poi il primo tempo di Capitan Gogna, che manda tutti al secondo time out tecnico, col Martignacco in vantaggio per 16-13. Pubblico comunque numeroso anche oggi in quel di Martignacco. Famiglia Facco ovviamente presente, visto il derby tra le due sorelle. E direi che l'ingresso anche di Alessandra è stato molto positivo. Bene anche Valentina per l'Itas Cittafiera Martignacco, con Valicelli che comunque sta cercando di distribuire il gioco tra tutte le sue attaccanti. Squadre già pronte per rientrare in campo, ora suona la sirena. 16-13 il punteggio, con Giulia Gogna al servizio e doppio cambio di ritorno per Trolese che come allenatore, ma in un'altra squadra, aveva già fatto visita alla nostra regione quando si è giocata la Coppa di B2 femminile alla Tisana. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarlo. Problemi in ricezione per Fenice. Pastorello mette giù, 17-13. Ancora Gogna, ma c'è il time out chiamato proprio da Trolese. Che richiama le sue ragazze. 17-13 il punteggio. In questo primo set che ha offerto qualche scambio interessante, ma che Martignacco sembra davvero intenzionata a mettere sul piano della concretezza prima di tutto. Si ritorna in campo ancora col servizio di Gogna.
Salto flot per lei a cercare Bedin, ancora problemi per lei. Evidentemente il libero ha delle ottime percentuali in difesa, ma non altrettante ricezione perché viene davvero molto cercato dalla battuta di Martignacco. Ancora su di lei, buona questa volta la sua ricezione. Pallonetto di Mattiazzo, ma c'è la difesa, poi Facco, tocco del muro, ci arriva De Bortoli, Bedin in bagger per Mattiazzo, muro, ancora copertura, ancora possibilità per De Bortoli in diagonale, palla che torna nel campo di Padova, è primo tempo di Volpin. A segno 18-14. De Bortoli, lei che è stata il capitano di San Donà, del San Donà giovanissimo che sbancò la B2 tre anni or sono. Lei che è comunque giovanissima, classe 96, giovane dai, diciamo non giovanissima, classe 96. Ah, sorella, libero. Gioca in A1 come secondo libero, almeno l'anno scorso sicuramente, quest'anno in realtà dovrei verificare. 19-14 intanto in questo primo set con Gabbiadini che cerca il punto anche su palla molto staccata, non trova la zampata vincente e concede il servizio a Volpin che però viene sostituita da Greta Cavestro per il servizio. Cavestro con indicazioni precise da parte dell'allenatore trolese. Tra l'altro il secondo allenatore della Duna Padova è Maducci. L'anno scorso in forza alle ali Padova. Buon servizio di Cavestro, lascia partire un pallonetto Pastorello sul quale De Bortoli non si avventa in tempo. 20-15. Gabbiadini, anche per lei salto flotti insidioso, buona comunque la ricezione di De Bortoli, forzando per Mattiazzo in diagonale stretta, si abbassa assieme al pallone Valicelli. 20-16, un po' troppa diagonale lasciata dal centrale Pastorello, schiacciata non irresistibile ma efficace quella di Mattiazzo, anche lei già protagonista l'anno scorso. Proprio tra le file della Duna Padova. Colonnello su Bedin, abbastanza facile. Palla alta per Fenice, copertura. Da allora ci mette lo zampino, la palla non va giù. Ancora Colonnello, pallonetto verso il centro. C'è Mattiazzo, palla spinta questa volta per Fenice. Contro muro uno di Valicelli. Palla ancora viva, free ball Martignacco. Valicelli se la gioca di seconda intenzione. Efficace il suo attacco e urlo liberatorio della palleggiatrice di Martignacco, nata a Ravenna. Iniziato a giocare proprio tra le file della Teodoro Ravenna nel giovanile. 21-16. Pastorello e ingresso per... ingresso in campo per la giovanissima Erika Presello, pronta per la difesa. Palla altissima alzata da Valicelli per Colonnello e difesa da Padova. Bortoli, pallonetto, capisce tutto Colonnello. Primo tempo sfiorato da Gogna. Ancora Colonnello, muro un po' in ritardo, ma Bedin ci arriva con una mano. Ancora De Bortoli, ma pesta nettamente questa volta la linea.
Piuttosto netto il fallo di De Bortoli, 22-16 e secondo time out discrezionale chiamato da Trolese. Che vuole parlarci su con le sue ragazze che sembrano in questo momento fare un po' di confusione, anche perché Martignaco sta proponendo un gioco molto quadrato e sta facendo valere la sua supremazia fisica, che direi in questo girone non ha molti eguali, almeno tra le squadre che abbiamo visto finora. Supremazia fisica che è stata determinante proprio nella vittoria contro Montecchio. Pastorello, ancora il servizio. Subedin, Forzan per la fast di allora. Murata, Forzan una mano, palla alzata per Fenice. Colonnello, corre Giora per Gogna per salvare anche questa palla. Ma davvero complicata per lei. 22-17 e rientra in campo Facco al posto di Presello, che colleziona così la seconda presenza in B1. Fenice su Gabbiadini, palla perfetta in mano a Vallicelli che serve Colonnello per questo bel lungo linea con tocco del muro. 23-17. Martini ancora in controllo del set e con una rotazione che è stata già particolarmente positiva nel turno precedente di battuta di Vallicelli. Buon servizio e c'è l'ace di Vallicelli, 24-17, 7 set ball per l'Itas Citafiera Martignaco. Il primo ancora fra le mani di Cecilia Vallicelli. Su Fenice. Forzan per De Bortoli, gran diagonale di De Bortoli che annulla il primo dei sette set ball. E ora Dall'Ora. Al servizio. Tutto pronto per la flot piedi a terra di Dall'Ora che finisce direttamente out e così si conclude il primo set con la vittoria dell'Itas Citafiera Martignaco per 25-18. Squadre schierate in campo per il secondo set. Martignaco che ha vinto il primo set contro la Duna Padova per 25-18. Formazioni direi invariate rispetto al set precedente, con Martignaco che ha sempre Vallicelli al palleggio, posta a Facco, al centro Gogna e Pastorello, all'ala Gabbiadini e Colonnello. Colonnello sua ricezione fuori misura, ci mette una pezza di Anna, poi Gabbiadini, buona difesa di Fenice. De Bortoli, muro che si accentra, De Bortoli è brava a giocare con la mano destra di Valentina Facco. Forzan. Classe 94 per la palleggiatrice di Padova. Manda il pallone direttamente a rete. 1-1.
ad una Padova che non sta giocando male, ma sta facendo troppo poco per impensierire Martignacco fino a questo momento. Facco al servizio, forza, Subedin, che tiene bene. Questa volta il palleggio di Forzan viene sanzionato dal primo arbitro, il signor Dario De Martino. 2-1. E ancora Valentina Facco. Vedo comunque che costantemente la battuta in battuta viene cercata a Bedin. Fino a questo momento a corrente alternata in ricezione, mentre in difesa sta facendo davvero bene De Bortoli. Salto flot su Colonnello. Risposta Vallicelli per alzare a Gabbiadini. Palla piuttosto staccata per lei, non riesce a sprigionare tutta la sua potenza. Fenice, la palla rimbalza sul muro. Fast di Pastorello. A una mano Bedin, ancora Fenice, in diagonale stretta, passa probabilmente in mezzo al muro. Non perfettamente chiuso da Pastorello. 2-3. Ad una Padova si ritrova per la prima volta in per la seconda volta in vantaggio in questa partita. La prima sul 9-8, set precedente. Ancora Gabbiadini non riesce a forzare. Fenice, profondo per la difesa di Colonnello. Palla molto attaccata per Gabbiadini che manda direttamente out, 2-4. Va tutto bene Martignacco, ma non riesce a mettere giù palla. Vediamo se su palla buona Balicelli servirà a Pastorello. Ci pensa De Bortoli a mandare direttamente a rete, 3-4. Gabbiadini al servizio. Lei che è di origine bergamasca. Oggi c'era tra l'altro la partita tra Atalanta e Udinese. Come probabilmente saprete, ha vinto l'Udinese per 1-3. 4 pari intanto con l'attacco out di Greta Fenice. Gabbiadini, bel servizio, sempre Subedin che continua ad avere qualche problema in ricezione. Padova che non riesce a contrattaccare, 5-4, Martignacco di nuovo avanti. Ancora Gabbiadini a cercare Fenice, anche per toglierla dall'attacco, e Mattiazzo ad attaccare invece in diagonale. Gabbiadini, muro a 3 di Padova che però sbrodola. Fuori tempo. 6-4. Ancora Gabbiadini al servizio. Sempre su Fenice che riceve bene. Gabbiadini brava anche in difesa. Ottima prova la sua. Colonnello, tocco a muro, in copertura c'è Facco, fast per Pastorello. Prende la palla in discesa. Tocca la rete, poi il muro. Muro vincente da parte di Padova. 6-5. Mentre si asciuga il campo. Le ragazze delle giovanili di Martignacco con giubbettino d'ordinanza targato Libertas. Sono pronte all'uopo. Volpin, ricezione di Gabbiadini, attacco di Colonnello. Arriva De Bortoli sulla spezzata del muro. Fenice, altro tocco del muro. Bella palla di Vallicelli, sulla quale Colonnello forse poteva fare qualcosa di più. Fenice, tuffo di Gabbiadini, ancora possibilità per Colonnello. Pallonetto verso il centro, vincente. 7-5.
intanto vediamo che Debbie Dian rimane anche per la difesa in questa partita. 7-5 vantaggio Martignacco in questo secondo set. Buon servizio di Pastorello, palzata in bagger da Forzan su Mattiazzo e muro di Gogna. Primo time out tecnico di questo secondo set con il vantaggio di Martignacco 8-5. Altra partita che interessava una regionale, la Libertas Trieste, si è giocata ieri. Libertas Trieste che ha fatto visita al San Donà, non è andata oltre il 3-1, confermando il fatto che San Donà in casa sembra davvero imbattibile. E tra l'altro ha raccolto lo scalpo di tutte le regionali, ovvero Talmassons, Martignacco e appunto Libertas Trieste. Novità dalla Libertas Trieste, perché abbiamo conosciuto il nome del nuovo allenatore, che è Bruno Napolitano, dopo la partenza di Marco Gaspari. La società del presidente Tirel si è ha di nuovo cercato un allenatore di Serie A. Bruno Napolitano da davvero molte stagioni, dalla stagione 2003, praticamente ininterrottamente su panchine di Serie A1 e A2 come primo o secondo allenatore. E quindi in bocca al lupo anche a Bruno Napolitano e alla società Libertas Trieste per questo proseguio di campionato. Si è ripreso a giocare intanto 8-6 il punteggio, sempre a favore dritta città fino a Martignacco. Finisce in diagonale, difesa da Diana. Facco, lungo linea, Bedin è piazzata. De Bortoli senza forzare, però quasi inganna Gabedini. Ancora Facco in diagonale e poi Forzan si fa forse spaventare dalla sagoma minacciosa di Giulia Gogna, non va su questo pallone. 9-6. Valicelli flottante per lei, c'è l'ace proprio sulla riga di fondo. Aveva battezzato out questo pallone De Bortoli. Una palla che scende in fingarda sui 9 metri. Già il secondo set, il secondo ace, scusate, per Valicelli. Forzan, fast di Dall'Ora, muro, Bedin, tocco ancora di Bedin, la palla non supera la rete, 11-6. Ancora Valicelli. Tutto pronto per il suo servizio. Flottante, sempre a cercare Fenice. Palla in mano a Forzan per la seconda linea di Mattiazzo. E c'è ancora una pestata di Mattiazzo. Veramente tanti falli di Padova. Con gli attacchi da seconda linea. Vero che il campo di Martignacco non è facile, ma certamente sull'economia del risultato questi punti contano parecchio. E intanto grande muro ancora di Facco, tanti muri messi a segno da Martignacco quest'oggi. 13-6, davvero poche, a parte all'inizio qualche pallone, davvero pochi palloni sbrodolati, per così dire, o semplicemente toccati dal muro. E altro murone
della Lynch Mancina. Valentina Facco, 14-6. Cambio per Trolese, che cambia la diagonale e rimanda in campo Alessandra Facco, ricordo sorella di Valentina, e la numero 11 Cristina Gavin. Ancora Valicelli, va su De Bortoli, palla molto alta per Fenice, muro, copertura, ancora Fenice, pallonetto, intuiscono Facco e Dian, questa palla probabilmente più di Dian per il fatto che senz'altro è più veloce, l'aveva intuita Debbie Dian. 14-7, Fenice al servizio su Gabbiadini, sta tenendo davvero bene, palla per Facco, tocca le mani del muro ma non fa punto. De Bortoli, anche lei, anche la sua palla tocca le mani del muro ma non fa punto. Pallonetto spinto di Gabbiadini, non va giù. E poi il primo tempo di Capitan Gogna, ancora a segno Giulia Gogna. Martignacco che sta facendo valere la forza fisica e anche la tecnica delle proprie giocatrici. 15-8. Da allora manda direttamente out, brutto errore questo per Dall'Ora, che manda tutti al secondo timeout tecnico sul punteggio di 16-8, ben 8 i punti da recuperare per Padova. Altra regionale impegnata quest'oggi in un turno importante è l'Atomatudine. Atomatudine che è al penultimo posto alla ricerca disperata di punti dopo tre turni molto impegnativi contro Talmassons, Monticelli e la capolista Montecchio. Tre turni nella quale la squadra allenata quest'anno da Jacopo Cuttini non ha raccolto punti, e quindi la partita di oggi contro l'Arena Volley è davvero davvero importante. Intanto possiamo, anche perché l'Isuzu Verona ha cominciato a raccogliere qualche punto perdendosi mal tie break la scorsa settimana contro la Libertas Trieste, e quindi è proprio il caso per la squadra del presidente Marcello Gianardi di ricominciare a fare punti e rientrare nella parte nobile della classifica in un campionato che sta promettendo, che promette davvero di essere combattuto fino all'ultima partita. De Bortoli manda direttamente out, chiede il tocco De Bortoli, ma il primo arbitro è deciso, non c'è tocco. Poteva forse esserci qualcosa, ma... E c'è un altro ace da parte di Giulia Gogna. Stanno veramente colpendo pesantemente la ricezione di Padova, le ragazze di Gazzotti. 18-8, parziale pesante per la squadra ospite. Martignacco che ha capito che può colpire dalla linea dei 9 metri e sta davvero facendo molti molti punti con battute ben direzionate, sbagliando poco in tutti i fondamentali. Buona ora la ricezione di Fenice. Tocco della neoentrata Gavin. Palla per De Bortoli, murata da Facco. Terzo muro per Facco. 19-8.
sottolineato anche questo dal coro "Non si passa" dei tifosi di Martignacco. Possiamo darvi anche un parziale dal campo di Bassano, perché Talmasson era avanti di un set 0-1. Vinto il primo set per 18-25. 19-9 intanto qui a Martignacco nel secondo set, con Martignacco avanti per un set a 0. E al servizio Gavin, palla su Dian, si deve spostare Valicelli, riesce ad alzare a Facco, pallonetto, tocco di Bedin, free ball Martignacco per l'attacco contro muro a 1 di Gabbiadini. Diagonale stretta, non c'è scampo per Padova. Trolese rimanda in campo la diagonale Forzan Mattiazzo. 29 il punteggio. Non 29, ma 20-9. Martignacco che davvero vede vicina la fine di questo set. Gran servizio di Facco. E il primo tempo di Volpina è vincente. 20-10. Altra sfida interessante di questa settimana è quella dell'altra squadra padovana, attualmente al terzo posto, le Ali Padova, anzi scusate, al quarto posto, le Ali Padova, che incontra proprio la terza, un nata Trento che sta facendo davvero bene, con la guida confermata di Marco Mongera. Per il momento le Ali Padova si giocava alle 5, le Ali Padova conduce per 2-1, ma partita ancora aperta. 21-10 con il servizio di Angela Gabbiadini. Primo tempo ancora di Volpin, salva una mano Colonnello. Free ball Padova. Forzan decide di servire Mattiazzo, che colpisce in mezzo al muro. 21-11. Ma non vedo grandissima convinzione nelle ragazze di Trolese. Sanno che è davvero difficile recuperare 10 punti sul campo di Martignacco. Volpin, la sua battuta finisce a rete. 22-11. E si prepara un cambio per Martignacco. Entra nuovamente Presello al posto di Facco. Vediamo se la giovanissima Presello, classe 2001, riuscirà a toccare un pallone in questa rotazione. Buon servizio di Pastorello, che praticamente si procura il 23° punto. 23-11. Padova che sembra aver alzato bandiera bianca. Si alza solo qualche voce dal campo avversario. Fenice verso il centro, Gabbiadini è pronta, primo tempo di Gogna che aggancia il pallone un po' troppo indietro rispetto alla sua spalla, e poi Mattiazzo a segno in lungolinea. Lungolinea teoricamente coperto dal muro. 23-12 e di nuovo cambio, rientra Facco, esce Presello. Niente tocco di pallone neanche questa volta per la giovane Erika. 23-12. Alla su Dian. Gogna in fast. A incrociare in diagonale verso Mattiazzo.
24-12, un'infinità di set ball per la squadra di casa. Vallicelli su Fenice, Forzan contrasto a muro con Gogna, palla che rimane nel campo di Martignacco, attaccata da Facco, Bedini in bagger ancora per Fenice che buca un muro interessante come quello di Gogna e Facco. Annullato il primo set ball, 24-13. Fenice, palla out, e si conclude così con un servizio errato da parte della Duna Padova come nel primo set. Si conclude così il secondo con la vittoria di Martignacco con un netto 25-13. Martignacco avanti 2-7-0 sulla Duna Padova. A Duna Padova già schierata Martignacco, ora pronto per il servizio in questo terzo set che potrebbe essere decisivo per la squadra di Marco Gazzotti. Martignacco che è stato sempre in controllo della situazione, si è cercato veramente l'inizio, i primi 4 punti del set, e ha vinto anche il secondo dopo aver vinto il primo set 25-18, ha vinto il secondo per 25-13 ad una Padova che dopo il decimo punto sembra aver alzato bandiera bianca sotto i colpi di un Martignacco molto concreto soprattutto al servizio. Si ricomincia con il servizio di Gogna su De Bortoli, forzando a balzare in bagger per Fenice, money out per la banda della Duna Padova. Mattiazzo, salto flotta per lei, palla che sfiora la rete ma viene ricevuta da Diana, attacco in primo tempo di Passarello troppo incrociato, finisce out 0-2. Ancora Mattiazzo, manda in rete. Se si aggiungono le oggettive difficoltà di Padova a questi errori al servizio, senza cercare veramente il punto, senza cercare davvero di mettere in difficoltà Martignacco, allora diventa difficile per la squadra di Torellese recuperare la situazione. 1-2. Colonnello, il classico colpo alla Colonnello da sotto in su, money out assicurato, 2 pari, colpo che ha fruttato alla giovane udinese davvero tanti punti nel derby della scorsa settimana. Facco, forza, ma De Bortoli è pronta, Fenice vola il pallonetto, c'è Pastorello, Pastorello proprio lei chiamata alla fast nell'uno contro uno contro Fenice, vince Pastorello con un money out 3-2. Facco, uno contro uno, termine non proprio pallavolistico. Facco su Bedin, da seconda linea Mattiazzo, tocco del muro, ci arriva Gabbiadini, brava Vallicelli a salvare la situazione, muro su Facco, palla comunque presa in copertura, Forzan quasi manda fuori i giri De Bortoli, ma è free ball per Martignacco, ancora Pastorello in fast, tocco del muro, Bedin in difesa, ancora Fenice, trova il money out questa volta su Vallicelli, che era rimasta muro al centro dopo la fast di Pastorello. 3 pari.
Intanto aggiornamento da Bassano. Si continua a giocare sull'1-1 nel conto dei set. Quindi Talmassons che ha perso il secondo set per 25-21. È appena iniziato il terzo, 5-7 a favore della squadra ospite. De Bortoli contro muro 1, c'è la difesa di Dian. De Bortoli prende questo pallone, forse è destinato ad andare out, e poi da allora in fast mette giù 4 pari. Al servizio proprio da allora l'autrice dell'ultimo punto, palla su Gabbiadini, perfetta la sua ricezione, buono anche l'attacco ma difeso bene da Fenice. De Bortoli, pallonetto, capisce tutto Facco, ancora Gabbiadini, gran palla. Gabbiadini soffre un po' la palla staccata da rete, quando invece si trova la palla attaccata da parte di Valicelli, allora lì scatena veramente la sua forza. E quest'oggi che il muro di Padova non è irresistibile, è il caso di approfittarne. Pastorello su Fenice, comunque sta ricevendo bene. De Bortoli in diagonale, palla salvata da Gogna e poi da Gabbiadini. Gli applausi per le ragazze di Martignacco, ma è Volpin con una fasta a mettere giù il quinto punto per la Duna Padova. Segni di riscossa da parte di Padova. Martignacco sta reggendo bene, lottando su ogni pallone. Buona, perfetta ricezione di Gabbiadini, fast di Gogna, difesa da Forzan e poi il palleggio di Volpin piuttosto schembo, viene prontamente sanzionato dal primo arbitro. Valicelli in una rotazione che ha fruttato sempre parecchi punti a Martignacco. Volpin invece ritrova il servizio per la sua squadra, 6 pari. De Bortoli su Colonnello, palla bassa, brava Valicelli a recuperare anche questa e poi Gabbiadini. Sorriso di Angela Gabbiadini mentre va dietro la linea dei 9 metri. Sta giocando davvero bene l'atleta, l'anno scorso alla Volalto Caserta in A2, comunque molto giovane anche lei, del 92. E si va al primo timeout tecnico di questo terzo set sull'8-6, vantaggio Martignacco che deve continuare a martellare ma da portarsi a casa subito questa partita. Pensare già al prossimo derby contro Trieste, proprio a casa nel palla Trieste, palla Alma Trieste dovremmo dire. La prossima settimana Trieste ha affrontato tutti i derby in casa fino a questo momento con alterne fortune, e sarà l'occasione per vedere davvero per la prima volta in azione il nuovo allenatore Bruno Napolitano. Come abbiamo già detto nella prima parte del
della telecronaca. Nuovo allenatore della Libertas Trieste dopo la partenza di Gaspari. 8-6 intanto qui nel palazzetto azzurro d'Italia di Martignacco, con Martignacco avanti per 2-7-0. Facco gioca con le mani del muro. Forzan palla alta per Fenice. Occasione ghiotta per Gogna, che non se la lascia sfuggire con le sue mannone. Dice no a Greta Fenice. 9-6. Palla corta di Forzan, Fenice mandata proprio tra le fauci di Gogna. Davvero difficile inventarsi qualcosa se non una copertura su questo tipo di attacco. Forzan, primo tempo di Volpin. Jan c'è, ma la palla è bassa, schizza via. 9-7. Volpin, cercata con più continuità da Forzani in questo terzo set, sta rispondendo bene alla chiamata della sua palleggiatrice. Volpin su Gabbiadini, ma le percentuali di Gabbiadini in ricezione direi con quest'oggi stanno decisamente migliorando. E ancora il colpo alla Colonello, alla francese, dal basso verso l'alto. Finché il muro avversario non se ne accorge, fa sempre punto. 10-7. A un certo punto Talmassos la scorsa settimana ha cominciato a togliere all'ultimo momento le mani dal muro, ma prima che ciò accadesse ha fatto davvero parecchi punti Colonnello. Palla che rimbalza in testa a Facco, questo primo tempo di Dall'Ora, e quindi 10-8 per Martignacco. Mattiazzo, palla corta su Gabbiadini, prende anche quello. Colonnello, ancora buono il suo tocco. Forzan di seconda intenzione, ma la palla non va giù, va giù invece questo pallonetto corto proprio davanti a Forzan. Altro punto messo a segno da Valentina Facco. 11-8. Facco. Battuta spin per lei, palla che ritorna nel campo di Martignacco, dando l'opportunità a Pastorello di attaccare in fase. Questa volta si ripete la sfida con Fenice, ma ha ragione la bionda schiacciatrice di Padova. Classe 90. E piazza un bel muro sull'attacco in fast di Pastorello. Palla altissima per Colonnello, trova una grande diagonale. 12-9. Una palla complicata, sta prendendo fiducia Elena Colonnello. Parecchi punti per lei quest'oggi. Difficoltà ancora per Bedin ad alzare in bagger. Forzan per Mattiazzo che non mette giù. Facco da seconda linea. Fagianone di Valentina Facco. Palla un po' svirgolata dalla mancina. 12-10. Dall'Ora su Gabbiadini, palla un po' staccata, si ritorna proprio a Gabbiadini, cerca di colpire in lungolinea, ma Fenice fa buona guardia. De Bortoli, tocco del muro, poi Valicelli ha una mano. Diana alza in bagger, ancora per Gabbiadini, gran diagonale di Gabbiadini. Direi davvero tra le migliori in campo questa sera. Fino a questo momento 13-10 con Martignacco che gioca bene ma spreca anche qualcosina. Parziale che potrebbe essere più largo senza gli errori in attacco della squadra di Marco Gazzotti. Forzan per Volpin in lungolinea contro muro 1. A segno
13-11. Con Forzan che ha ricominciato a servire con più continuità i suoi centrali. E fa bene a dar loro fiducia. Colonnello in ricezione, palla alta ancora per Gabbiadini, tocco del muro, Forzan con il pugno, Bedin alza la palla per Mattiazzo che non forza, mani alte Facco, ancora Gabbiadini e ancora il punto per lei in diagonale stretta, Suna De Bortoli comunque è ben piazzata, 14-11. Valicelli al servizio su Fenice Forzan, primo tempo di Volpine questa volta. Le mani di Gogna oscurano le traiettorie di Volpine. 15-11. Ancora Valicelli. Ora più cercata Fenice invece di Bedina, di nuovo Bedina riceve bene, Mattiazzo in diagonale a segno. L'opposto in maglia violetta, colore inedito per le divise della Duna Padova. Primo tempo di Gogna, difeso. Ancora Mattiazzo. Si è arrabbiata Francesca Mattiazzo, l'esperta del gruppo classe 87. ...15-13... De Bortoli. Palla spiovere su Colonnello. Può attaccare Gabbiadini, Murata. Pasticciano in copertura le ragazze di Martignacco, ad una che si rifà sotto, 15-14. Ancora De Bortoli, ancora battuta insidiosa, ma c'è Colonnello, palla alta per Facco, Murata, copertura di Gabbiadini, proprio lei ad attaccare da zona 2, tocco del muro, Forzani in bagger, Bedin che alza ancora per Mattiazzo, trova il muro, ancora copertura questa volta di Volpin. Di seconda intenzione Forzan, primo tempo di Gogna che va giù. 16-14, secondo timeout tecnico di questo terzo set. Ne approfittiamo per dare un'occhiata a cosa accade alle altre squadre della nostra regione impegnate in altri campionati nazionali. Con il derby che si gioca in contemporanea a questa partita tra Piera Martellozzo Cordenonse e Gori Wines Prata. Derby tradizionalmente molto sentito, tra l'altro quest'anno è un derby tra vignaioli, se così si può dire, perché tutti, entrambi gli sponsor delle due squadre sono proprio di produttori, e che produttori tra l'altro, di vini. Gori Wines Prata che è al primo posto, visto il parziale stop del Valsugana, e che quindi con una vittoria da 3 punti potrebbe conservare il primo posto in solitaria in un campionato, in un girone C di B femminile davvero molto combattuto. Piera Martellozzo invece che vuole trovare quanto prima una salvezza tranquilla, è proprio nella pancia del gruppo, come si direbbe in gergo ciclistico. 16-15 intanto, con una Francesca Mattiazzo scatenata in questa parte del set e con l'ingresso di Cavestro per il servizio. E cerca Gabbiadini, palla che torna nel campo di Padova, Forzan con una mano ma commette fallo
17-15. Errore piuttosto grave per Padova, con una palla letteralmente regalata da Martignaco. Gogna su De Bortoli, Forzan per Fenice in diagonale, distinto Gogna. Può attaccare ancora Mattiazzo, che spinge verso il centro, intuisce Gogna, sfiora Vallicelli, ma la palla cade. Martignaco che non riesce a staccarsi di dosso la Duna Padova. 17-16. Mentre si deve asciugare il campo. Francesca Mattiazzo. I tifosi di Padova che cercano di suonare la carica con i loro tamburi. Gian deve alzare in bagher per Colonnello, che non forza. Palla alta per Fenice, murata. Copertura di Bedin che schizza via. 18-16. Facco al servizio. Forza la mancina, sempre su De Bortoli, che tiene bene queste battute salto spine. Poi forzare da allora, non si capiscono. 19-16. Padova che era lì lì per raggiungere Martignaco. Ma buon per Martignaco, commette un paio di errori imperdonabili. Time out chiamato da Trolese. Con Martignaco che deve essere concreta al massimo. Parziale che potrebbe essere anche più largo se non ci fossero stati degli errori in attacco, errori non provocati da parte di Martignaco. 19-16. Muro della squadra friulana, sempre molto molto efficace. Doppio cambio proposto nuovamente da Trolese, rientra Alessandra Facco al posto di Mattiazzo e Gavin, Cristina Gavin, al posto di Forzan. 19-16. È sempre a servizio di Valentina Facco, salto spin su Bedin. Attacco di Fenice, tocco del muro, Dian c'è. Bella apertura di Vallicelli per Facco che non forza. Gavin, money out. 19-17. Fenice al servizio. Su Gabbiadini. Deve spostarsi Vallicelli, alzare in bagher per Colonnello. La difesa di Bedin finisce sul lato di Martignaco e out. Non di molto. 20-17. Mentre Pastorello chiede la formazione al secondo arbitro De Curtis. Colonnello al servizio. Vediamo se la sentirà di forzare. Non molto, oppure troppo, a seconda dei gusti. Manda fuori... E non di poco, Elena Colonnello. 20-18. E c'è di nuovo il cambio. Rientra Volpine in prima linea. È un avvicendamento più che un cambio. 20-18 e...
si può riprendere a giocare, anzi no, perché c'è qualche problema al tavolo. Vediamo se riusciamo ad avere notizie dagli altri campi. Nel frattempo Talmassons ha vinto il terzo set sul campo di Bassano 1-2. Ora il parziale. Vittoria che permetterebbe a Talmassons di essere proprio a ridosso delle prime. Proprio come nel caso di Martignacco, che si trova in questo momento a 12 punti, proprio come Talmassons. 21-18 con la fast messa a segno da Pastorello. Proprio lei ad andare al servizio. Ora per Martignacco di mettere a segno l'attacco decisivo. Doppia fischiata a Alessandra Facco. Probabilmente trascurabile questa. 22-18. E time out chiamato sempre da Trolese. Più 4 di Martignacco, che dovrebbe davvero conquistare questo set e portarsi a casa velocemente questa partita, che sinceramente fino a questo punto non sembra essere mai stata davvero in discussione. ...22-18 si riprende con il servizio. La centrale di Martignacco, Pastorello. De Bortoli, tocco del muro. Gabbiadini che questa volta rimane un po' in piedi. C'era stato anche il cambio Presello con Facco. Anche in questo caso, se non sbaglio, Presello non ha toccato il pallone, però sta prendendo davvero confidenza con un campo importante come quello di B1. 22-19, attenzione adesso al servizio di Gavin. Valicelli in prima linea. Possibilità per Gogna di attaccare in fast. E Gavin che spreca davvero un'occasione mandando direttamente out, non di molto, ma out. 23-19. Di nuovo doppio cambio per la Duna Padova, che rimanda in campo la diagonale Forzan Mattiazzo. Ultimo tentativo per recuperare almeno un set sul campo azzurro di Martignacco. Tutto pronto per la ripresa del gioco. 23-19. Martignacco avanti per 2-7-0. Ancora Valicelli. Su De Bortoli. Palla tra le mani di Gogna. Bocconcino dolcissimo per le mani di Giulia Gogna. 24-19, 5 match ball per Martignacco. Ancora Valicelli. Silenzio che scende nel palazzetto. Mattiazzo in diagonale. Difesa di Diana. Arriva Bedina anche su questa. Ed è sempre il capitano Giulia Gogna a mettere a terra l'ultimo punto. Martignacco
vince per 3-0 sulla Duna Padova in una partita che ha condotto dal primo minuto con autorità. Ricordi i parziali 25-18, 25-13, 25-19. Davvero un ottimo auspicio per le ragazze di Marco Gazzotti per andare in splendida forma al derby contro la Libertas Trieste, derby che giocheranno la prossima settimana. È tutto per la telecronaca di questa partita. Ricordo ancora una volta il parziale: Martignacco batte ad una Padova per 3-0. Elena Colonnello, schiacciatrice dell'Ita Citafiera Martignacco, dopo una bella vittoria della tua squadra, sei stata contenta di essere schierata dal primo minuto? Beh sì, certo, sono stata contenta, era una cosa che avrei voluto da tempo, però si vede che adesso col tempo forse me lo sto meritando pian piano, speriamo che vada sempre bene così. Ti abbiamo visto all'inizio un po' timida e poi trovare coraggio sempre più, è una sensazione che ci puoi confermare? No, sì sì, è verissimo, ero un po' agitata perché è stata la seconda volta che sono partita titolare, quindi comunque un po' di emozione c'era e sperare di far bene per non deludere soprattutto chi ha deciso di darmi fiducia. Comunque un'alternanza la tua con Jessica Pulcina mi pare che stia funzionando, comunque che avete anche una buona armonia tra di voi. Sì 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 sì, ci troviamo bene anche quando ci alterniamo, quindi spero che continui così, anche perché abbiamo caratteristiche un po' diverse e secondo me possiamo dare contributo entrambe alla squadra in alternanza. Tu sei ormai una veterana qui a Martignacco, perché è il terzo anno se non sbaglio. Sì sì sì. Com'è cambiata l'atmosfera qui a Martignacco? Quest'anno sembra un pochino più impegnativo, vero? Più che impegnativo, secondo me, più il clima un po' più teso, in quanto gli obiettivi sono maggiori e quindi sì, bisogna far bene per forza e non è come l'anno scorso che magari bisognava solo salvarsi. Allora, complimenti e in bocca al lupo per il prossimo derby contro Trieste. Grazie, crepi. Cecilia Valicelli, intanto ciao, perché è la prima volta che ti intervistiamo. Ciao. Complimenti per questa partita e per come hai gestito la squadra quest'oggi, anche perché su di te insomma un po' di pressione quest'anno c'è, o no? Sì, diciamo che anche l'allenatore si aspetta tanto, anch'io particolarmente mi aspetto tanto e quindi quando sbaglio scelte soprattutto mi colpevolizzo molto, però dai, oggi è andata bene, sono molto contenta. Di nuovo il campo di Martignacco è un fortino per la squadra e mi sembra che la squadra di Martignacco stia prendendo fiducia mano a mano che si procede nelle giornate. Sì, mano a mano che andiamo avanti prendiamo sempre più fiducia, in casa siamo tranquille, e infatti anche contro la prima in classifica abbiamo fatto molto molto bene, fuori casa diciamo che partiamo sempre sotto oppure partiamo bene e poi ci facciamo sopraffare, quindi dobbiamo un po' sfatare il mito del Martignacco fuori casa, però speriamo con Trieste dai di fare bene. Tu sei una ragazza giovanissima ma comunque d'esperienza insomma nelle categorie alte, giudichi fino a questo momento il girone, un girone B che veramente presenta una classifica strettissima? Allora, penso che il girone sia comunque difficile perché diciamo che tutti perdono da tutti, perché abbiamo visto anche adesso, guardavo che Trento che era sopra ha perso da Padova, loro settimana scorsa hanno perso 3-2 dalla prima, quindi bisogna vedere chi regge fino alla fine vincerà il campionato, speriamo noi però. Gianluca Trolesi, allenatore ad una Padova, una prova è inutile girarci intorno, non esaltante da parte delle tue ragazze. Diciamo forse la peggior prova dell'inizio dell'anno, avevamo avuto una prova con Sandonà, sempre campo molto difficile anche loro, però quello che è mancato stasera è dall'inizio dell'anno veramente l'avevo visto poco e solo a Sandonà, stasera proprio
l'hai detto, abbiamo proprio alzato bandiera bianca. Mi dispiace dirlo, ho visto un gruppo che io conosco molto bene, conosco da anni, colpa di tutti, colpa mia, colpa loro, colpa forse di come abbiamo preparato la gara, non abbiamo dimostrato quello che siamo, questo ci tengo a dirlo, anche perché se no non saremmo lì e non avremmo fatto le gare che abbiamo fatto fino adesso. Perciò onore all'avversario, perché un avversario che gioca male è sicuramente merito anche dell'altro che ci ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. Bravo Udine. Un'altra domanda te la faccio un po' sul girone, appunto approfitto della tua esperienza. Abbiamo visto lo scontro tra la prima e seconda, Montecchio che si conferma in testa. Secondo te Montecchio è davvero più forte delle altre? Allora, quest'anno io torno in B1 dopo 5 anni e torno a vedere un campionato che tutti mi dicevano essere diviso in 3 fasce e dall'inizio dell'anno dico che più equilibrato di questo io non l'ho mai visto. Oggi sicuramente Montecchio sta giocando la pallavolo migliore, non tanto perché ha atleti completamente diversi dalle altre squadre, ma perché sta interpretando una pallavolo bella, ok, pulita, con pochi errori e gli sta dando merito sicuramente. Poi secondo me il centro classifica può girare ogni settimana, perché veramente abbiamo dimostrato che tutti possono vincere con tutti. Adesso abbiamo sentito anche che Cerea forse si è rinforzato ancora, perciò ci aspettiamo veramente che ogni gara è una battaglia.